Allora, secondo me l'Oscar se lo batteranno Joker, anche se la campagna politica recensoria sta giocando a suo sfavore, The Irishman, e perché no? Gli allibratori, i cosiddetti bookmakers, non inseriscono un film di Clint Eastwood che uscirà il 13 dicembre. Ma dove l'ha trovato questo attore straordinario, questo cicciottello, questo cicciobello? There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. There's a bomb in Centennial Park. Park, non pork. There's a bomb. There is. C'è. C'è una bomba a Centennial Park. Avete 30 minuti per evacuare. There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Lo ripeto almeno 30 volte. Deve essere un grande film, questo di Clint Eastwood. Una sua requisitoria, un puro stile eastwoodiano, come lo fu True Crime fino a prova contraria, a suo modo anche Sully, Miracolo sul Hudson con Tom Hanks. Io settimana scorsa chiesi l'accredito per il Festival di Roma, film di Clint Eastwood sarà assente alla festa del cinema di Roma. Allora mi hanno risposto così a distanza poco più di una settimana. Allora, la mia mail stamattina è stata questa. Ho scritto: buongiorno, Roma Film Fest, sono Stefano Falotico. Lunedì della scorsa settimana vi inviai la mia lettera di presentazione, corredata col mio curriculum vitae, il mio CV, firmata dal mio caporedattore. Di Da Roma View Cinema, avendo io richiestovi l'accredito stampa per la vostra importante, sempre più importante e rilevante kermesse cinematografica che si terrà fra pochi giorni nella capitale. Sì, scritta ancora meglio. Sto attendendo una vostra gentile risposta. Non voglio naturalmente darvi fretta, ma urgerebbe comunque, appunto, per l'appunto, una risposta quanto prima immediata, poiché abitando io a Bologna debbo organizzarmi per l'alloggio, l'albergo e la pernottazione. Mi hanno risposto: stiamo lavorando per lei, stiamo lavorando per lei cordialmente. Gentili saluti, caro distinto egregio Falottico. There's a bomb in Centennial Park, you have 30 minutes. Anni fa un ragazzo che conobbi mi paragonò a questi attori. Disse: chi assomiglia a volte per il carisma? Mi disse: tu sei magnetico, soltanto che non te ne rendi conto, no, io non sono consapevole di nulla. Pensate che molti ragazzi mi scrivono, non sto scherzando, è inutile che ridiate. Mi scrivono, mi cercano dicendomi che sono un bel ragazzo. Io di questo proprio non, ne sono totalmente incosciente. Sì. Beh, spesso sono avulso dalla realtà, forse sono troppo dentro, chissà. E dove eravamo rimasti? Ecco, mi paragonò a questo conoscente che abitava vicino Padova, Alessandro, mi paragonò a Mickey Rourke per il carisma, a volte appunto involontario, che emano, che trasmetto, per la mia follia creativa, perché come Mickey Rourke a volte sono un po' maledetto, sono capace di girare, non faccio ancora, anche se qualcosa feci l'attore, di girare stronzate, di dire idiozie e poi di saltarmene fuori con intuizioni assolutamente ipnotiche, oserei dire. Sì, le intuizioni possono essere ipnotiche, sì. Che ne so, scrivi una poesia, rimangono tutti attoniti, o rispondi a tono quando nessuno se l'aspetta. S'aspettano che tu sia sempre remissivo. Invece ti dimostri impavido, temerario, stoico al di là di ogni più rosea aspettativa, o forse più negativo pronostico. Ritorniamo agli Oscar. Paragonò a Mickey Rourke a Sam Rockwell, che è presente in questo film, Richard Jewell, Jewell, Jewell di Clint Eastwood, che esce negli States il 13 dicembre. È venerdì 13 per caso?
Non fate confusione fra Michael Myers di Halloween e Jason di venerdì 13, ok? Oggi che giorno è? Martedì? Mercoledì? Che giorno è? The Sebomi, Centennial Park, you have 30 minutes. Ok, torniamo agli Oscar. In fondo, se Joker vincerà l'Oscar, se Joaquin Phoenix innalzerà e impugnerà la statuetta come Best Actor, non importa, la sua è un'interpretazione appunto stoica e anche storica. Allora, secondo me i candidati come migliori attori protagonisti, protagonista, saranno appunto Joaquin Phoenix per Joker, Robert De Niro, guardate il mio video precedente, è molto lungo, Robert De Niro per The Irishman, Jonathan Pryce per The Two Popes. A quanto pare è andato molto bene a livello critico. Poi vabbè, Papa Bergoglio, un Papa comunque un po' deriso, però anche molto amato, molto buono, quindi comunque una figura, appunto, torniamo al carisma, una figura carismatica. Un Papa che usa Twitter, che usa i social, che comunica in maniera molto moderna e che dice delle cose non sempre scontate, non sempre dogmatiche. Un Papa a suo modo innovativo, come lo fu Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II. Lei invece arriva sempre secondo. Voitiglia, Voitiglia. Io lo prendeva sempre in giro Roberto Benigni, il piccolo diavolo. Ecco, gli Oscar sono. Torniamo ai candidati: Antonio Banderas, Dolore e Gloria e Adam Driver per Marriage Story. La corsa potrebbe entrare anche Leonardo DiCaprio per Once Upon a Time in Hollywood. Gli Oscar. Sapete perché Kevin Spacey? Cercate la clip nel canale ufficiale degli Oscar su YouTube. Kevin Spacey nel 95 si alzò per applaudire Nicolas Cage che vinse per Via da Las Vegas. Fra l'altro, nelle prossime ore uscirà la mia recensione su Leaving Las Vegas, perché aveva appena vinto per I soliti sospetti, quindi preso dall'entusiasmo, così come Kathy Bates applaudì Al Pacino di Scent of a Woman, Kathy Bates presente nel film di Clint Eastwood. Oh, è instancabile questa donna, perché vinse, se non sbaglio, lo stesso anno per Misery non deve morire, quindi insomma, lì Jodie Foster applaudì in maniera scrosciante, esaltata, Anthony Hopkins, la vittoria di Anthony Hopkins per Silenzio degli Innocenti, perché anche lei vinse come miglior attrice, quindi vedete, è un posto di ruffiani, Hollywood, dove si è felici dell'altro,